Io penso che la squadra stasera abbia fatto una partita molto dignitosa, seria, giusta. Il Napoli è fuori categoria, penso abbia perso una partita in un campionato fuori casa, che poi quella di Firenze l'avevano persa la sera prima, dopo la delusione della vittoria della Juventus sull'Inter. È una squadra fuori categoria. Con il Napoli devi preoccuparti di star dentro la partita nei 90 minuti, perché rischi di uscirne fuori dopo un quarto d'ora. Poi gli altri si divertono, tu rincorri. Quindi molto dignitoso, molto bene. Ci abbiamo creduto fino ad oggi, fino a un attimo prima che finisse la partita, perché aritmeticamente c'era ancora la possibilità. Probabilmente. Bisogna capire se siamo andati oltre o se si poteva far meglio. Poi il giudizio è figlio delle considerazioni che ogni parte farà. Io penso che la squadra abbia dato il massimo. Ciò non toglie, questo non deve essere motivo di soddisfazione. Abbiamo dato il massimo. Ciò non toglie che bisogna avere, secondo me, l'ambizione per migliorarsi. Ciò non toglie che non bisogna accontentarsi di quello che hai fatto, ma di avere l'ambizione di migliorarti. Se passa un messaggio sbagliato in non aver creduto in un posto in Europa League, è come dire siamo stati programmati per arrivarci e non ci siamo riusciti, allora le responsabilità sono le mie, se è così. Quindi questo sarà motivo di riflessione. È emblematico lo striscione, ma non perché i tifosi, io sostengo che i tifosi siano stati per noi il dodicesimo uomo in campo. Le tante partite siamo riusciti a vincere in casa grazie all'apporto dei nostri tifosi, quindi quello è valore aggiunto, ma adesso bisogna capire dove sta la verità, dove dobbiamo collocarla e quindi comportarci di conseguenza. Ma della squadra. Mi hanno dato tutto, mi hanno dato tutto. Io sono soddisfatto, avrei voluto di più, ma probabilmente mi hanno dato tutto. Cioè, non ho, qualche arrabbiatura l'ho maturata durante l'anno. A noi non ci mancano vittorie, ci mancano tre pareggi, anziché tre sconfitte. Tre pareggi in più, tre sconfitte in meno. Però. Bisogna capire come ripartire, bisogna capire perché l'ambiente probabilmente non si accontenta di fare un certo tipo di campionato, vuole lottare per qualcosa in più. Bisogna capire se abbiamo la forza per lottare per qualcosa in più. 6-7 squadre, le devi togliere, deve essere la migliore tra tutte le altre. Genova non è razzista, tutto si può dire, perlomeno quello che è stata la mia esperienza qui in questi 2 anni, assolutamente no, credo che i cori facciano parte di figlio del gemellaggio che probabilmente c'è tra Genova e Napoli e sono sfottò da gara si potrebbe anche evitare, fanno parte comunque dei cori da stadio, in questo senso il Presidente è andato in gradinata e si è espresso. In prima persona. Sì, si può evitare, ma siamo sempre dentro in uno stadio, si fanno cose peggiori. Per quanto mi riguarda, l'hai detto tu, ti do del tu, siamo in mezzo a tanta altra gente. Bisogna sempre lasciare l'odore e uscire dalla porta principale. Bisogna vedere cosa succederà. Io a Genova sto bene, ho sempre detto di star bene, lavoro bene, in quei 105 per 65 sono il padrone a Bogliasco, non il padrone autoritario che non mi piace. Cioè, lavoro, mi sono messo nella condizione di lavorare al meglio. Questo è un aspetto molto positivo, poi bisogna fare valutazione su tante altre cose, ma dove non c'è opportunismo. Io posso rimanere a Genova, posso andare via o posso stare anche a casa. Non faccio discorsi in funzione di alternative, no, se posso far bene a Samp, ancora, lavorare bene, migliorarmi, ci sto molto volentieri.